Allora, io sono Fernando Baffa, il consigliere anziano incaricato della presidenza di questa prima seduta consiliare. Saluto il sindaco, dottore Montagna, saluto i consiglieri, saluto i presenti, i concittadini che ci hanno permesso di essere oggi qui. Io desidero ufficialmente, dichiaro ufficialmente aperto il Consiglio Comunale e trattiamo subito il primo argomento. Passo la parola al segretario che farà appunto l'appello dei consiglieri. Cosimo Montagna, Fernando Baffa, Piero Luciano Lagna, Daniela Sindaco, Luigi Antonio Lagna, Emilio Tempesta, Giuseppe Viva, Pasqualina Maria Villani, Marcello Amante, Luigi Longo, Antonio Congedo, Biagio Galante, Patrizia Sabella, Pasquale Romano, Carlo Carmine Gervasi, Antonio Pepe, Giovanni Carlo Coluccia, tutti presenti. Allora, 17. Quindi verificata la validità della seduta per essere presenti numero 17 consiglieri e il sindaco, su 16 consiglieri assegnati al comune ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 267/2000 e come rideterminati ai sensi dell'articolo 2,184 della legge 191/2009. Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato a esaminare la condizione degli eletti a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora dovessero sussistere, dato atto che dal verbale dell'operazione dell'Ufficio centrale del 15 giugno 2012 risulta che sono stati proclamati eletti quale sindaco il dottore Cosimo Montagna e quali consiglieri i signori Baffa Fernando, Lagna Piero Luciano, Sindaco Daniela, Vantaggiato Daniela, Lagna Luigi Antonio, Viva Giuseppe, Villani Pasqualina Maria, Forte Roberta, Amante Marcello Pasquale, Longo Luigi, Galante Biagio, Sabella Patrizia, Romano Pasquale e come consiglieri candidati alla carica del sindaco non eletti Gervasi Carlo Carmine, Pepe Antonio, Coluccia Giovanni Carlo. E i risultati dell'elezione sono stati resi noti con manifesto in data 19 giugno 2012, pubblicato all'Albo Pretorio online e in altri luoghi pubblici. Ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti. Né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio centrale, né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti. Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei confronti del sindaco, risultato eletto nella consultazione narrativa, considerato che con decreto numero 1 del 4 giugno 2012 il sindaco ha provveduto alla nomina della giunta comunale, visto l'articolo 64,1 e 2 del decreto legge 267/2000 che dispone, primo, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Secondo, qualora un consigliere comunale o provinciale assuma incarica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti. Preso atto dell'interpretazione della norma seguita dal Ministero dell'Interno e confortata dal parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui il subentro del primo dei non eletti avviene in modo automatico, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, dato atto che per effetto dell'accettazione della nomina assessorile e della conseguente cessazione dalla carica di consigliere comunale, è necessario sostituire i signori Vantaggiato Daniela, eletta alla carica di consigliere comunale per la lista numero 10 del Partito Democratico, nominata assessore comunale, Forte Roberta, eletta alla carica di consigliere comunale per la lista numero 9, Federazione della Sinistra, nominata assessore, vice sindaco. Visto il verbale dell'Ufficio centrale elettorale dal quale risultano i primi dei non eletti, per la lista numero 10 del Partito Democratico il signor Tempesta Emilio, che ha riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto,
E per la lista numero 9, Federazione della Sinistra, il signor Congedo Antonio, che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, vista la dichiarazione resa dal sindaco e da ciascun consigliere comunale eletto e subentrante, attestante l'inesistenza di alcuna causa di ineleggibilità e o di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale, come prescritto dal titolo terzo capo 2 del decreto legge 267-2000, per cui nulla osta alla convalida della loro elezione per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Io chiedo se qualcuno vuole prendere la parola per ribattere in qualche maniera queste affermazioni, altrimenti si chiede una votazione palese per alzata di mano. Vogliamo votare? Per la convalida di queste. Allora, per la convalida. Perfetto, quindi hanno alzato tutti la mano. Quindi presenti abbiamo 17 votanti su 17 presenti, voti favorevoli 17. Sì. Quindi a questo punto certo. Il Consiglio Comunale con separata votazione è resa per alzata di mano. Sì, si chiede l'immediata eseguibilità per votazione, appunto per alzata di mano. Favorevoli? All'unanimità? Per cui, previa apposita votazione unanime, si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legge 267-2000. Dopodiché noi passiamo al giuramento del sindaco che è stato eletto nella consultazione elettorale del 6 e del 7 maggio 2012. Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012, con turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio, è stato proclamato eletto sindaco del comune di Galatina il dottor Cosimo Montagna, nato a Galatina il 15 luglio del 1955, riferito che nel corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti è già stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità a carico del predetto sindaco, richiamati gli articoli 50,11 del decreto legge 267-2000 e 12 del vigente statuto comunale, che dispongono che il sindaco presti davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, ritenuto di dover procedere al predetto adempimento, si invita il sindaco a pronunciare la seguente formula di giuramento. Mi sembra doveroso e d'obbligo ringraziare il Consiglio Comunale che si riunisce, che si insedia per la prima volta dopo le elezioni del 6 e del 7 maggio. E con un po' di commozione che nonostante io mi sia seduto su questi banchi sin dal 1983, quando ricordo era Beniamino De Maria sindaco della città, e con questo spirito che mi appronto ad recitare il rito del giuramento, che in maniera specifica recita: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Grazie. Udito il giuramento pronunciato dal sindaco, si dà atto che il sindaco dottor Cosimo Montagna, nato a Galatina il 15 luglio del 55, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale la seguente formula di giuramento.
Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dobbiamo passare ora al terzo oggetto, che è la nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Quindi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legge 267 del 2000 e dell'articolo 15 dello Statuto Comunale, quindi occorre provvedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. A tal fine si richiama il citato articolo 15, commi 1 e 2, i quali stabiliscono: il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente scelti tra i consiglieri, assegnando uno dei due alla minoranza. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Dovremo nominare gli scrutatori. Se abbiamo dei volontari. Prego, se dà la parola al consigliere Pepe. Si sente? Grazie Presidente. Allora, prima di passare alla elezione del Presidente del Consiglio, e comunque dopo le formalità burocratiche necessarie per la composizione del nuovo Consiglio Comunale, è opportuno innanzitutto fare da parte nostra gli auguri al Sindaco per un proficuo lavoro, perché insomma è necessario che tutti insieme possiamo lavorare nell'interesse esclusivo della città, e insieme al Sindaco fare anche un augurio al Consiglio Comunale tutto, sia perché ha la prima esperienza, sia che perché è più veterano, perché potrà magari dare anche un apporto maggiore. E un augurio lo farò anche alla Giunta, ma successivamente, dopo l'indicazione dei nomi da parte del Sindaco. Solo per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che anche la minoranza potesse esprimere, magari, o ambire a ricoprire questo ruolo, considerato che è un ruolo di garanzia, e proprio nello spirito di collaborazione che dovrà contraddistinguere questa consigliatura, magari, non lo so, chiediamo anche alla maggioranza, che ovviamente ha i numeri per poterlo fare, di considerare l'ipotesi di assegnare alla minoranza questo ruolo. Non sono delle frasi di rito, delle frasi di circostanza, sono delle richieste necessarie proprio per inaugurare un corso nuovo. Grazie. Sì, la parola alla consigliera Daniela Sindaco. Non so se accetto. Sì, ma questo è un nuovo aggeggio, per cui si sente anche meglio degli altri. Io faccio i miei vivi e sinceri auguri al nostro sindaco Cosimo Montagna. E poi faccio anche gli auguri al consigliere Pepe, ma non è che vorrebbe lei il regalo per il suo matrimonio, insomma, questa Presidente. Faccio gli auguri ringraziandola per i confetti che ci ha regalato oggi, però insomma mi sembra che è un regalo troppo grosso che ci sta chiedendo, non è nelle nostre tasche. Grazie. Allora, vediamo chi vuole fare da scrutatori. Le donne. Perfetto. Per voi? Uno al minoranza. Per le donne, facciamo tutte donne, va bene la consigliera Villani? Eh no, l'ha detto Isabella. Isabella, Sindaco. Tutto in rosa. Pronti. Sì, e se serve precisarlo dobbiamo esprimere una sola preferenza, eh?
Presidente, mi consente, consigliere Gervasi, io avrei voluto fare una dichiarazione politica pensando che fosse data la opportunità ai consiglieri di fare un intervento, mi si dice che si farà dopo. E allora, riguardo alla votazione sul Presidente, potremmo quantomeno in anticipo, visto che la proposta del consigliere Pepe si è capita che non può essere accettata nei termini in cui viene proposta, ma possiamo almeno sapere chi sarà il candidato alla presidenza del Consiglio per poi essere votato, perché io posso tranquillamente dare la mia disponibilità qualora il Presidente del Consiglio sia una persona di mio gradimento, e quindi ci deve essere l'investitura almeno da parte della maggioranza, perché qualora non ci fosse proporremmo noi eventualmente un nome da votare, no? Non so se sia regolare non dare l'indicazione del, io lo suggerisco anche alla Presidenza. Cioè, posso, Presidente? Ne parla io alla consigliera. Grazie. E sì, la maggioranza propone il dottore Fernando Baffa, perché è il consigliere anziano, professionalmente molto preparato, per cui vi sta dando anche prove, per cui noi gradiremmo condividere con voi la votazione sul dottore Baffa. Grazie. Apprezzo e prendo atto di questa nomina e dichiaro anche la mia disponibilità, visto che Fernando Baffa, oltre ad essere il futuro Presidente del Consiglio, è anche mio amico e quindi avrà anche il mio voto. Glielo anticipo, però sulla vicepresidenza almeno chiedo che venga riconosciuta alla minoranza l'aspetto del... Ma questo... Consigliere, per legge si comincia a documentare, è per legge che spetta la minoranza. Lo so che è per legge, però è per legge anche che bisogna dare un'indicazione, e quindi io chiedo che almeno ci possa essere l'indicazione. Da parte vostra c'è un'indicazione? Quando arriva? Per me, se c'è l'indicazione io... Vai. Grazie. Passiamo allo scrutinio della votazione del Presidente del Consiglio. Fernando Baffa, 1. Baffa, 2. Fernando Baffa, 3. Baffa, 4. Baffa Fernando, 5. Baffa, 6. Baffa Fernando, 7. Baffa, 8. Dottor F. Baffa, 9. Baffa, 10. Baffa, 11. Baffa Fernando 12, Fernando Baffa 13, Baffa 14, 3 bianche. Nostro Presidente, tanti auguri.
sempre in qualità di consigliere anziano mi autoproclamo. Sì, possiamo distruggere le schede. Perfetto, si distruggono le schede. Quindi sulla base della votazione come riportata, accertata, proclamata da me stesso, con l'assistenza degli scrutatori sopracitati, proclamo, si delibera di nominare presidente di questo Consiglio Comunale il signor Baffa Fernando. Di dare atto che al Presidente del Consiglio si applicano tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti e alle norme contenute nello Statuto Comunale e nel Regolamento del Consiglio Comunale. Vorrei per alzata di mano che si dia nuovamente una votazione per l'immediata eseguibilità, dai sensi dell'articolo 134 del decreto legge. Si è favorevole all'unanimità, per cui assumo la presidenza e quindi ringrazio tutti i consiglieri con la certezza che in ogni modo cercherò di tutelare i loro diritti, le loro prerogative, garantendo l'esercizio effettivo delle funzioni. Sono, come sapete, la mia prima esperienza, mi auguro di avere la collaborazione di tutti e, senza voler essere blasfemo, se sbaglio correggetemi. Va bene, dovremo passare ora alla nomina del vicepresidente. Chiedo se qualcuno dei consiglieri vuole prendere la parola prima. Il consigliere Gervasi aveva espresso un desiderio. Se posso, io volevo soltanto conoscere il candidato per se poterlo votare o meno, così come è stato per il presidente. Perfetto. Lo volevo sapere anche per il vicepresidente. Ve lo chiediamo a voi, poiché il candidato è tra voi, chiedo scusa, Daniela Sindaco. Poiché il candidato dovrebbe essere tra voi sei della minoranza, chiediamo a qualcuno di voi se vuole, almeno è una domanda che poniamo noi, così se possiamo condividere lo facciamo volentieri, grazie. Si dà la parola al consigliere Coluccia. In questa reciprocità delle indicazioni mi candido anch'io come vicepresidente. Allora, in quanto in conformità a quanto previsto dall'articolo, qualcun altro deve intervenire? No. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legge 267/2000 degli articoli 15 e 16 del statuto comunale, quindi occorre provvedere all'elezione del vicepresidente. A tal fine si richiama il citato articolo 16 che stabilisce: dopo l'elezione del Presidente del Consiglio procede all'elezione nel suo seno di un vicepresidente con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti e il più anziano di età in caso di parità. Quindi abbiamo distribuito le schede, per cui gli scrutatori rimangono gli stessi. Thank you.
Passiamo allo scrutinio della carica di vicepresidente. Coluccia 1, Coluccia Giancarlo 2, Coluccia Giovanni Carlo 3, Coluccia 4, Coluccia 5, Coluccia 6, Coluccia 7, Dottor Giancarlo Coluccia 8, Giancarlo Coluccia 9, Coluccia 10, 7 bianche. Quindi, in base all'esito della votazione, si proclama eletto vicepresidente il signor Giancarlo Coluccia. Si distruggono le schede. Quindi, acquisito il parere favorevole alle linee tecniche ai sensi dell'articolo 49 del decreto legge 267 del 2000, si delibera di nominare vicepresidente di questo consiglio comunale il signor Coluccia Giancarlo. E si dichiara, si chiede la votazione per la immediata eseguibilità per alzata di mano. E all'unanimità si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legge 267 del 2000. Io ora vorrei dare la parola al sindaco, dottore Montagna, per la comunicazione della formazione della giunta comunale. Per non averti dato la parola se avevi qualcosa da controbattere o da ridire. Prima di passare la parola al sindaco, volevo scusarmi se non ti ho dato la parola per chiedere se avevi qualcosa da dopo la votazione. Perfetto, allora continua. Allora, come già con atto del 4 giugno 2012, avvalendomi delle prerogative che la legge mi consente, ho provveduto alla nomina della giunta comunale. Premesso che in data 6 e 7 maggio, con turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio, si sono svolte in questo comune le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale, che in data 25/5/2012 il sottoscritto è stato proclamato sindaco, giusta estratto del verbale dell'ufficio elettorale del 25/5/2012, acquisito al protocollo generale del Comune in pari data, che ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compresi il vice sindaco, che non deve essere inferiore a 2 e superiore a 7. Considerato tuttavia che l'articolo 2,185 della legge 191/2009 fissa il numero massimo degli assessori comunali in misura pari ad un quarto dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore, precisando che a tal fine nel numero dei consiglieri del comune è computato il sindaco, dato atto che il Consiglio Comunale di Caratina è composto dal sindaco e da numero 16 consiglieri comunali, sicché ha applicato il criterio di calcolo di cui innanzi, il numero massimo degli assessori è pari a 5. Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 267/2000, nomina quali componenti della giunta comunale le persone sottoindicate: avvocato Roberta Forte, nata a Caratina il 26/12/72, ivi residente in via San Gabriele 40, vice sindaco; professoressa Daniela Vantaggiato, nata a Caratina il 26/6/54, ivi residente in piazza Toma numero 24; ingegnere Andrea Coccioli, nato a Corigliano d'Otranto il 25/1/71, residente a Caratina in via Cavour numero 3; dottor Mario De Donatis, nato a Taranto il 17/4/45, residente a Bari in via Piccini 165; avvocato Alberto Russi, nato a Caratina il 19/11/69, residente in via Roma numero 6. Ai suddetti componenti la giunta comunale sono conferite le deleghe a fianco a ciascuno indicate: al vice sindaco avvocato Roberta Forte,
urbanistica, politica ambientale ed energetica e rapporti con aziende ed enti partecipati. All'assessore professoressa Daniela Vantaggiato, politiche sociali, culture, polo bibliomuseale, diritto allo studio e servizi scolastici. All'assessore Andrea Coccioli, lavori pubblici, appalti e contratti e patrimonio, sport e politiche giovanili. All'assessore dottor Mario De Donatis, rapporti con le istituzioni e politiche comunitarie, organizzazioni e politiche del personale. All'assessore avvocato Alberto Russi, attività produttive e commerciali, turismo e marketing territoriali, protezione civile. Il presente provvedimento a efficacia immediata verrà comunicato al Consiglio Comunale, l'attuale. Il medesimo viene altresì notificato agli interessati e comunicato a Sua Eccellenza il Prefetto. Credo che questi passaggi siano stati già fatti. E la Giunta Comunale quindi è così composta dall'avvocato Roberta Forte, professoressa Daniela Vantaggiato, Andrea Coccioli, Mario De Donatis, Alberto Russi. Mi preme anche dire che il Sindaco espliciterà le dichiarazioni programmatiche, quindi senza entrare nel merito in questo momento della nomina della Giunta, 60 giorni dopo il suo insediamento, quindi entro il 24 di luglio un Consiglio Comunale ad hoc prenderà atto anche delle dichiarazioni programmatiche del Sindaco, che secondo lo Statuto Comunale di Galatina verrà effettuato dopo aver sentito singolarmente tutti i consiglieri comunali. Di questo mi sembrava doveroso dare atto e di questo do atto al Consiglio Comunale. Ringrazio. Prima di andare oltre, volevo soltanto comunicare che è arrivato da parte del Partito Democratico, della lista del Partito Democratico, la comunicazione con la quale si comunica che la carica di capogruppo per la lista del Partito Democratico sarà ricoperta dal consigliere Lagna Piero Luciano fino a nuova comunicazione. Non abbiamo altre comunicazioni di altri gruppi? Sì, ce l'abbiamo. Quindi, la Federazione della Sinistra. Sottoscritti consiglieri comunali Longo Luigi e Congedo Antonio comunicano agli organi competenti che Congedo Antonio è designato per svolgere le funzioni di capogruppo per il gruppo consiliare della Federazione di Sinistra. E poi abbiamo la costituzione del Consiglio Comunale del gruppo consiliare Partito Italia dei Valori, lista Patti Chiari e designazione appunto del capogruppo. È composto il gruppo consigliare è composto dal consigliere dottor Biagio Galante, che assume anche il ruolo di capogruppo, e dal consigliere avvocato Patrizio Sabella. Sì, il consigliere Pasquale Romano è forma gruppo ed è lui il capogruppo. Dovremmo passare ora alla nomina della commissione elettorale comunale. A tal riguardo però vorrei mettere in evidenza una mozione che ha presentato il consigliere Marcello Pasquale Amante, con la quale si chiedeva di stabilire un criterio per la futura nomina degli scrutatori. Si è ritenuto di scrivere all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale tale mozione, sempre che il sindaco non intenda intervenire in maniera informale sulla mozione stessa. Prego. Grazie. Grazie Presidente. Anzitutto vorrei fare gli auguri al Presidente, al Sindaco anzitutto, al Presidente e alla Giunta e a tutti i consiglieri chiaramente. Certo che tutti lavoreranno per il bene della città. Io sono Marcello Amante, appartengo al gruppo di Galatina in Movimento. Noi abbiamo pensato che fosse opportuno sollecitare il Consiglio a indirizzare prima della nomina della commissione elettorale, ovviamente, a dare un indirizzo politico riguardo al metodo da utilizzare per la scelta degli scrutatori. Fermo restando la legittimità del metodo e la nomina diretta, noi riteniamo che la scelta del sorteggio sia l'unica che possa garantire trasparenza e ridare credibilità e riconciliare almeno in parte il rapporto di fiducia tra i cittadini e la politica, rapporto di fiducia che si è evidentemente corroso stante la scarsa affluenza alle trascorse
elezioni amministrative. Quindi per questi motivi io chiedo che la mozione che ho presentato ritengo nel rispetto dei termini sia dell'articolo 18 che dell'articolo 30, commi 6, rispettivamente commi 6 e 7, che venga messa all'ordine del giorno e discussa. Ecco. La mozione riguarda ovviamente, chiedo che il Consiglio Comunale deliberi in merito al metodo da adottare per la scelta degli scrutatori, ovviamente dare un indirizzo politico e che questo metodo sia il sorteggio, anche in accordo con le dichiarazioni del sindaco durante la campagna elettorale, dove dichiarava la legalità si pratica, non si predica, ovviamente, quindi questo siamo d'accordo. C'era soltanto un problema che non era iscritto all'ordine del giorno come mozione, per cui si è ritenuto di portarla nel prossimo consiglio. E ripeto, dunque, Presidente, il sindaco vuole intervenire. Io derogo alle procedure, anche se io penso che vadano rispettate, perché se non è all'ordine del giorno, secondo me non è prevista una votazione, non può essere prevista una votazione. Detto ciò, io faccio il mio intervento, però chiaramente non ritengo dal punto di vista giuridico che si debba votare, perché non è previsto, non votiamo, non c'è una ragione, non può essere votato. Quindi, ai sensi dell'articolo 18, questa mozione deve essere messa alla prossima. Io voglio intervenire dicendo che intanto voglio dire che io sono unus inter pares su questo argomento, nel senso che la Commissione elettorale è sovrana nella scelta dei criteri che andrà a determinarsi, nel senso che noi possiamo dare solo l'indirizzo politico su questo problema. Allora, siccome il problema attiene non al sindaco o alla sua maggioranza, ma attiene anche al Consiglio nella sua sovranità, infatti la Commissione elettorale è nominata da due rappresentanti di maggioranza e da uno di minoranza, io faccio la proposta che ci sia una conferenza dei capigruppo di maggioranza e di minoranza, anche successivamente, che determini le linee guida su cui deve muoversi la Commissione elettorale, che sarà poi, che prenderà atto o non prenderà atto, perché è sovrana nelle sue decisioni. Secondo me il quadro è complesso, perché non basta il sorteggio. Evidenzio per esempio che perché non far fare gli scrutatori anche a chi è disoccupato? E invece il sorteggio, il semplice sorteggio come criterio, non esaurisce la complessità della situazione, perché io vedo per esempio che gente che ha un lavoro, due lavori, che va a fare lo scrutatore. Allora è giusto che il sorteggio sia un elemento, un criterio, ma non è esaustivo della complessità della materia, per cui invito il Consiglio Comunale, attraverso la conferenza dei capigruppo, precisamente attraverso l'articolo 10 che lo prevede in maniera esplicita, che si possa attivare il percorso di una conferenza dei capigruppo che possa in maniera, diciamo, organica, poi successivamente al prossimo Consiglio Comunale, eventualmente dare una risposta. La convocazione del gruppo consigliare a norma di statuto viene convocata dal Presidente dell'Assemblea. Quindi diciamo che questo è il mio indirizzo, e chiaramente personalmente non posso ribadire quello che ho già detto pubblicamente, e quindi però ripeto, io sono unus inter pares, per cui il Consiglio Comunale in questo momento è sovrano nella sua decisione. Secondo me il percorso da adottare è questo percorso. Grazie. Vuole ribadire qualcosa il consigliere Amante? Sì, d'accordo sul fatto che il sorteggio non sia esaustivo, sicuramente si potrebbe sorteggiare tra una lista tra le categorie più disagiate, che è quello che... benissimo. Riguardo al fatto che non possa essere messa all'ordine del giorno, io mi permetto di far notare che l'articolo 18 prevede esattamente al comma 7 che la mozione, dunque, prevede un caso di eccezionalità, no? Perché dice di norma devono essere portate all'ordine del giorno nel primo consiglio convocato successivamente. C'è un di norma che secondo me prevede un'eccezionalità. Tra l'altro questo combinato con l'articolo 30 sembrerebbe, a mio avviso, che potesse essere inserito all'ordine del giorno. Comunque, va bene, a questo punto niente, dobbiamo per forza andare avanti, perché
continuiamo il nostro programma. Com'è? Dove intervenire? La consigliera sindaco vuole... Sì, presidente, chiedo scusa, mi ripropongo un attimo di intervenire subito dopo la votazione della commissione elettorale, grazie. Va bene. Allora, premesso che l'articolo presidente, 12... Presidente, mi scusi. Prego, scusami. Consigliere Giambassi, io credo che l'eccezione sollevata dal consigliere Amante, che è stato diciamo argomento di dibattito durante tutta la campagna elettorale, sulla quale non ritorno, però è chiaro che avendola fatta mia anche questa iniziativa sulla irritualità del tempo, crea un problema oggi se noi andiamo a votare la commissione. Se ho capito bene, il sindaco vorrebbe su questo argomento introdurre il dibattito con la conferenza dei capigruppo, e a me sta benissimo sulla commissione. Oh, però il problema è tecnico e ve lo spiego in due secondi. Praticamente, se noi oggi andiamo a votare la commissione, qualunque siano gli eletti della commissione, vengono eletti con il regolamento attuale. Quando poi si andrà a fare quella commissione con la conferenza dei capigruppo, essi cambieranno le regole. Se si stabilirà che sarà il sorteggio, questa commissione creerà un problema a quell'intervento, perché è stata eletta con le regole attuali. Non so se ho reso l'idea, ma è questo. Chi viene nominato oggi viene nominato con la regola della scelta, con la legge. Ora, se si fa la conferenza dei capigruppo e si stabilisce che invece deve essere il sorteggio, si dà degli indirizzi. Allora, io propongo, io faccio la mia proposta, poi voi la potete valutare. Allora, il discorso è questo: se noi nominiamo la commissione, le cose rimangono come stanno. Possiamo invece, io propongo, di fare un rinvio della nomina della commissione, convocare quella commissione della conferenza dei capigruppo, stabilire quei criteri e poi nominare la nuova commissione su quei criteri, che potranno essere gli stessi attuali oppure quelli così come modificati. Se siete d'accordo, io propongo un rinvio di questo punto all'ordine del giorno. C'è qualcuno ancora che deve parlare? Consigliere Tempesta? No, io volevo solo ricordare al collega Gervasi che oggi si vota solo per la commissione, cioè perché venga istituita la commissione. Non si pone un problema sul modus operandi della commissione. Quello è un problema successivo. Peraltro la mozione, ripeto, non è ammissibile, perché anche se dice di norma, non c'è assolutamente un'urgenza oggi. Quei criteri verranno utilizzati per le prossime elezioni, quindi dov'è l'urgenza? Io non la vedo. Bene, consigliere Coluccia. Grazie presidente. Io ritengo che bisogna portare le cose nella loro giusta collocazione. Allora, da un lato c'è il problema dell'ordine del giorno, e io penso, così come è stato detto dal tavolo di lavoro, che debba essere seguito in maniera fedele. Questo non toglie, anche perché, parliamoci chiaramente, la ratio della legge non può essere stravolta, anche la loro logicità. Ci sono tantissime leggi che oggi non vanno in tal senso, purtroppo bisogna accettarle per tali. Faccio un esempio pratico su cui tutti quanti noi forse ne abbiamo riflettuto, ne abbiamo parlato durante la campagna elettorale: il poter votare un sindaco di sinistra e un consigliere di destra o viceversa. Sono tante leggi che non aiutano di certo, non fanno chiarezza e non aiutano tutti quanti noi, o soprattutto non danno stabilità alla città, al governo della città. Ma detto questo, sicuramente è un punto di riflessione, quindi va bene ciò che è stato detto, lo porteremo nei prossimi consigli comunali. Ogni gruppo politico, ogni singolo consigliere comunale avrà modo di riflettere, anche perché non è facile risolvere un problema, lo ha detto il sindaco, lo ha detto poc'anzi. Cioè, si potrebbe dire: mettiamo soltanto la fascia dei disoccupati, giustissimo, però da solo non è esaustivo. Quindi, tra le tante idee, io penso che si possa scegliere poi la strada migliore una volta che è stata eletta la commissione elettorale. Avremo tutto il tempo per meditare e scegliere sicuramente il percorso più gradito a tutti quanti noi. Grazie al consigliere Coluccia. Ribatte un minutino il consigliere Amante. Allora,
se non si può mettere all'ordine del giorno perché riteniamo che non sia possibile metterlo, un discorso che riguarda la legittimità ed è una decisione che spetta chiaramente il segretario c'è di supporto. Riguardo all'opportunità di, invece di votarla prima della nomina della commissione, non mi trovo d'accordo. È chiaro che si tratta di una mozione di indirizzo politico, perché la legittimità del metodo della nomina diretta è garantita dalla legge, sì, quindi su questo non è messo in dubbio, però sicuramente non credo che sia contestabile l'opportunità di metterla in discussione prima della nomina della commissione, perché potrebbe essere siccome proprio perché non è vincolante per i componenti della commissione, potrebbe essere un criterio da parte dei consiglieri che votano di scelta dei componenti della commissione, no? Va bene. Consigliere Pepe. Senza entrare nel merito, perché ritengo opportuno, come diceva il sindaco, discutere in conferenza dei capigruppo per poi determinare nel prossimo consiglio comunale magari quello che può essere un indirizzo, perché comunque la commissione elettorale è sovrana, rimango soltanto però un po' stupito nel trovare tutti concordi nell'evitare il sorteggio, quando poi qualche mese fa tutti volevate un sorteggio, io e la mia coalizione sostenevamo altro, perché la turnazione si poteva anche garantire non con un sorteggio ma con altri metodi, anche perché agevolare o aiutare chi ha difficoltà economiche vuol dire far presentare a tutti i 2000 iscritti una certificazione ISO, comunque un qualcosa, cioè sono degli adempimenti un po' difficoltosi da attuare, perciò ritengo che alla luce di quelle che siano, di quelle che sono le norme attuali che consentono ai noi, perché non siamo stati noi a determinare quella scelta, una chiamata diretta, mediante la chiamata diretta, e poi faremo le nostre proposte in conferenza dei capigruppo, si potrà comunque consentire una turnazione a tutti gli iscritti. Perciò io volevo soltanto prendere atto della necessità di far discutere in conferenza dei capigruppi e di sottolineare come oggi ascolto delle opinioni che sono diverse da quelle che ho ascoltato anche sulla stampa qualche mese fa. Grazie. Grazie al consigliere Pepe. Tira la parola al consigliere sindaco. Sì, chiedo scusa presidente e sindaco. Io non sto riuscendo a capire, se non abbiamo ammesso questa mozione stiamo entrando nel merito della faccenda e della vicenda. Quindi se ci dobbiamo esprimere, allora l'ordinamento qua, lo statuto dice, il regolamento dice che dovrà parlare un consigliere a favore e uno contro. Faccio una richiesta di rinvio, se c'è, se non c'è, cioè di che stiamo entrando nel merito. Allora, vogliamo entrare nel merito? Se dobbiamo entrare nel merito, allora presidente, mi sia consentito dire la mia, chiedo scusa. Scusate. Se dobbiamo entrare nel merito, ma giusto di poco, cioè per voi sapere se un consigliere o un altro vi garantisce di più o di meno, e comunque questa turnazione è così importante per gli scrutatori, perché poi per i presidenti nella corte d'appello facciamo quello che vogliamo, perché è risaputo a tutto Galatina che i presidenti di seggio, io sottoscritta li ho visti e li rivedo, sono sempre gli stessi, o meglio sono 3, 4, 5 persone che fanno parte sempre dello stesso studio legale, e mi si consenta. E non è possibile che vieni eletto proprio tu, o sorteggiato pure tu, consigliere Pepe, o tutte le colleghe dello studio dell'avvocato Gervasi sono tutte brave, tanto di cappello a tutte. Allora scusate, per i consiglieri c'è la turnazione, e i presidenti che da anni e secoli sono sempre quelli. E allora, per cortesia presidente, rinviamo gentilmente questa mozione, grazie. Merito, siamo entrati completamente nel merito della discussione, quindi non volevamo affrontarla stasera, ma lo stiamo facendo di fatto, quindi a questo punto bisogna chiudere il discorso. Mi sembra di dover solo cogliere il suggerimento del consigliere Gervasi, che diceva vediamo un poco se spostare anche la nomina della commissione in altro momento, in altra sede, per cui io ritengo che si possa fare questo, per cui chiederei il vostro voto al riguardo sulla questione del rinvio, sulla proposta del rinvio dell'elezione della commissione elettorale. Si vota per rinviare. Allora, signori, chi ha a favore? No, dai, chiudiamo. Siamo in votazione, però, Luigi, dai.
Sì, vorrei semplicemente far notare alla minoranza, all'opposizione, che questa proposta forse sarebbe stata più gradita se nell'ambito delle ultime consultazioni elettorali qualche componente della commissione elettorale facente parte, che ora siede in questo consiglio, avesse dato eventualmente un qualche segnale di cambiamento. Questo non c'è stato. Allora oggi non è possibile venire a dire eventualmente vogliamo dare un cambiamento, vogliamo eventualmente fare il sorteggio. Il sorteggio potrebbe anche essere fatto, non è detto, lo ha detto anche il sindaco, lo ha detto, però non, nulla toglie che oggi la composizione della commissione non pregiudica assolutamente quello che sarà il lavoro della commissione fra un anno, quando ci saranno probabilmente le prossime consultazioni elettorali. Allora quindi è bene eventualmente che prima di richiedere con forza questo cambiamento, forse se fosse arrivato un segnale sarebbe stato forse più gradito. Grazie. Allora io chiedo... Presidente, grazie, sono il consigliere Viva. Per fatto personale vorrei ricordare al consigliere Lagna, siccome ha detto che nella commissione... Per fatto personale io mi appello, no. Mi appello al presidente, no, non è stato di un ballo lei. Come ha detto, per fatto personale è una cosa specifica. Della minoranza che fa parte della commissione elettorale, della minoranza odierna, solo io ho fatto parte della commissione elettorale. Allora, in quella sede c'erano anche le TV che volevano riprendere il sorteo, i nominativi che venivano fatti dai componenti della commissione elettorale, e in quella c'era anche presente il segretario comunale. Di tutti noi consiglieri che sediamo oggi qui c'ero solamente io. Il segretario mi può essere testimone, siccome c'era gente che aveva bisogno, come abbiamo detto prima, di lavorare eccetera eccetera, io ho fatto i nominativi delle persone che erano presenti nell'aula del consiglio comunale, solo per questo, grazie. Va bene. Allora, io chiedo ancora nuovamente al consigliere Gervasi se insiste in una richiesta di rinvio. Guardi Presidente, io essendo uomo di legge la interpreto in questa maniera. Prima si fanno le regole e poi si stabiliscono le commissioni. Cioè, se dobbiamo fare una partita, si stabilisce prima la regola di come si deve giocare e poi si fanno le squadre. Questo per far ragionare un po' i consiglieri e non andare con quel vecchio brocardo antico, articolo 5, chi ha in mano ha vinto. Allora, se noi vogliamo, e sembrava che durante la campagna elettorale molti di noi fossero d'accordo verso quel criterio di imparzialità che può essere il sorteggio, che come ha proposto il sindaco, la commissione dei capigruppo stabilirà. Allora, si stabiliscano le regole, qualunque esse siano, e poi su quelle regole andiamo a fare la nomina della commissione, perché ve l'ho detto, la commissione attuale viene nominata con le regole della chiamata diretta, non possiamo dopo ricambiare le regole, perché dovremmo fare un percorso a ritroso che ci porta verso dei ricorsi che chi viene eletto certamente. Quindi io propongo di rinviare la discussione e la nomina di questa commissione successivamente a quella della composizione dei capigruppo, con quelle regole stabilite. Allora, poi si farà un consiglio. Ricevuto il suggerimento del consigliere Quindi Gervasi, io chiedo che venga rinviato quel punto all'ordine del giorno. E io metterei a votazione la richiesta del consigliere Gervasi, per cui per alzata di mano chi è d'accordo con il consigliere Gervasi per la richiesta di rinvio alzi pure la mano. Siamo il rinvio della nomina della commissione. Sì, fa una sospensiva. Precisiamo, il rinvio del punto dell'ordine del giorno. Rinvio del punto dell'ordine del giorno. Poi ci intendiamo che questo rinvio sarà stabilito dopo che la commissione dei capigruppi stabilirà. Quindi nella votazione apposita riunione è d'accordo per il rinvio. Favorevole al rinvio e consigliere Amante. Rivotiamo
la proposta fatta dal consigliere Gervasi di rinvio per la nomina della commissione elettorale. Punto 6. Chi è favorevole a questo rinvio alzi la mano. Allora, la mano è stata alzata dal consigliere Amante, dal consigliere Gervasi, dal consigliere Pepe. Basta, 3 favorevoli. Votiamo, alzi la mano chi è contrario a queste. Abbiamo la controprova, quindi ne abbiamo uno, il resto e tutti sono contrari. Viva si astiene. Un astenuto, consigliere Viva si astiene, il resto invece siamo tutti contrari. Per cui si ritiene di dover procedere. A questo punto nominiamo la commissione elettorale. Dato atto che per effetto delle disposizioni di cui sopra la commissione elettorale è presieduta dal sindaco ed è composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti nei comuni ai quali, come quelli di Galatina, sono assegnati fino a 50 consiglieri, la commissione elettorale rimane in carica fino all'insediamento di quella che verrà eletta dal consiglio comunale che succederà all'attuale. Per piacere? Per l'elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3. Per piacere, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso, a parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di età. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere minoranza, dovrà essere chiamato a farne parte, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione, ma va conteggiato agli effetti della validità della seduta del consiglio comunale. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede poi alla elezione dei membri supplenti. Quindi vogliamo votare gli scrutatori? Lasciamo sempre gli stessi scrutatori. Allora. Dobbiamo esprimere una sola preferenza, signori, eh? Per gli effettivi però, sì. Poi li votiamo per i supplenti, no? Attento che vola Antonio. Andiamo. Non ti sottrarre ai doveri. Devono decidere. Quanto tempo ti può aspettare?
cosa, c'è un termine. C'è un termine? Elaborato. Allora, la votazione è stata eseguita. È stata eseguita da tutti i consiglieri. Procediamo con lo scrutinio. Possiamo nominare ad alta voce mentre facciamo, scrutiniamo? Dai. Consigliere Sabella, consigliere sindaco, nominiamo ad alta voce, vai. Possiamo procedere? Vai. Passiamo allo scrutinio. Amante 1, Amante 2, Amante 3, Amante 4. Longo 1, Longo 2, Longo 3, Longo Luigi 4. Villani 1, Villani 2, Villani 3, Villani 4, Villani 5. Daniela Sindaco 1, Sindaco 2, Sindaco 3. Amante, 4.
di maggioranza. Vabbè, non lo dice qua. Vabbè, lui lo dovrebbe sapere però.
Vogliamo riprendere posto un minutino per piacere? No, sospendiamo un quarto d'ora. Un minuto. Prendiamo posto per piacere? Allora, si propone una sospensione di un quarto d'ora. Vogliamo votare? Per alzata di mano votiamo per la sospensione della seduta per un quarto d'ora. Contrari, vediamo chi vota per la non sospensione. Per la non sospensione. Per favore, Presidente, per favore. Mi scusi, soltanto per capire un attimo, se no stiamo votando la sospensione di cosa? Della seduta per di pochi minuti e basta. Un quarto d'ora. L'abbiamo già sospesa, la stiamo riprendendo. Un quarto d'ora di sospensione, per piacere. Prendiamo il nostro posto, proseguiamo con i lavori. Cosimo Montagna, Fernando Baffa, presente. Piero Luciano Lagna, Daniela Sindaco, Luigi Antonio Lagna, Emilio Tempesta, presente. Giuseppe Viva, Pasqualina Maria Villani, Marcello Amante, Luigi Longo, Antonio Congedo, Biagio Galante, Patrizia Sabella,
Pasquale Romano? Presente? Eccolo, ecco, sì. Carmine Gervasi? Antonio Pepe? Giovanni Carlo Coluccia? Perfetto, 16 presenti. Allora, possiamo rivedere il risultato della votazione e quindi proclamare i 3 membri effettivi della Commissione. Quindi, allora, abbiamo i consiglieri Villani con 5 voti, il consigliere Amante con 4 voti e il consigliere Longo con 4 voti. Quindi si dichiarano eletti quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori consiglieri comunali Villani, Amante e Longo. Quindi ora procediamo alla nomina dei 3 membri supplenti dopo aver distrutto le schede di questa prima votazione. Allora, dai. No. Dai, acceleriamo qua. Allora, gli scrutatori, per piacere, le scrutatrici. Vogliamo procedere? Vai. Allora, Pepe 1, Pepe Antonio 2, Pepe 3, Galante 1, Galante 2, Galante 3, Galante 4, Sindaco 1, Sindaco Daniela 2, Sindaco Daniela 3, Sindaco 4, Sindaco Daniela 5, Sindaco 6, Sindaco Daniela 7, Sindaco 8. Allora. Allora, abbiamo 8 voti per tutti, quindi
Diciamo che la consigliera sindaco ha avuto 8 preferenze, il consigliere Galante 4 e il consigliere Pepe 3. Quindi vengono proclamati il consigliere sindaco, il consigliere Galante e il consigliere Pepe. Distruggiamo le schede. Allora, votiamo ora per l'immediata eseguibilità della votazione per la data di mano. Quindi unanimemente si delibera di proclamare eletti a membri effettivi della commissione elettorale comunale i signori dottore Cosimo Montagna, sindaco, presidente. Poi abbiamo con il consigliere Villani, il consigliere Amante, il consigliere Longo e come membri supplenti invece il consigliere sindaco, consigliere Galante, consigliere Pepe. Quindi passiamo all'ultimo punto dove dobbiamo procedere alla nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi di giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello. Quindi a seguito delle consultazioni amministrative per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, quindi è necessario procedere alla nomina dei membri della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise e corte d'appello. A tal fine si richiama l'articolo 13 della legge 10451 numero 287, il quale prevede che la commissione suddetta è composta dal sindaco o dal suo delegato e da 2 consiglieri comunali. Si procede pertanto alla votazione a scrutinio segreto. Precisiamo che si possono votare 2 nominativi, quindi ogni votante può indicare 2 preferenze e a parità di voti sarà eletto il più anziano di età. 2 preferenze. Sì. Vogliamo, indipendentemente dalla maggioranza o di minoranza, proprio per simpatia. Ma guarda, no, non è il caso. Vediamo un po', è una votazione. Allora, forza per il ancora dobbiamo segnare. Allora, vogliamo provvedere allo scrutinio? Per democrazia, consigliere Gervasi, e ora legge la consigliera Villani. Pronti? Allora, Pepe Sabella 1, Pepe Sabella 2, Pepe Sabella 3. Piano, piano, piano.
Piano. Ripetiamo la votazione. Pepe Sabella 1, Pepe Sabella 2, Pepe Sabella 3. Vai. Sabella Patrizia Romano Pasquale, Sabella 1, Sabella Patrizia Romano Pasquale 2, Romano Sabella 3, Sabella Patrizia Romano 4, Sabella Romano 5, Sabella Romano 6, Sabella Romano 7, Sabella Romano 8, Sabella Romano 9, Sabella Romano 10, Sabella Romano 11, Sabella Romano 12, Sabella Romano 13. Consiglieri, sono votanti, erano 15 questa volta, no? No, 16 perché ha votato il sindaco. Quindi ci sono state 16 voti perché hanno votato 15 consiglieri più il sindaco. E 15 più il sindaco. Sì, il consigliere Viva. Quindi i voti riportati sono Sabella 16, Romano 13, Pepe 3. Per cui viene proclamato per la formazione della commissione i consiglieri Sabella e consigliere Romano. Quindi è tirato che la detta commissione è composta dal dottore Montagna, sindaco, e dai consiglieri Sabella e Romano. Lei, consigliere Pepe, chiede di prendere la parola. Distruggiamo le schede. Prego. Solleviamo la voce. Allora, vuoi prendere questo? Funziona? Sì. Io ho atteso l'esito di tutte le votazioni per poter poi sottolineare un dato politico, perché era inutile farlo alla convalida degli eletti quando sarebbe stato più giusto magari intervenire. Però è ovvio che dall'esito di tutte le votazioni che ci sono state oggi e dall'ordine che abbiamo rispettato del Consiglio Comunale, è chiaro che viene fuori da questo Consiglio una maggioranza diversa da quella che è venuta fuori dalle urne. La maggioranza ha pilotato la nomina, l'elezione di alcuni componenti che spettavano esclusivamente alla minoranza, e questo è un dato di cui dobbiamo prenderne tutti atto. Quindi, caro sindaco, volevo soltanto farti notare questo aspetto e, tra virgolette, rimproverarti che non si parte proprio con il piede giusto. Grazie. Vabbè, il sindaco c'è da replicare? Prego. Nonostante il consigliere Pepe si affanni a trovare trasversalità che non esistono, io ribadisco che la maggioranza, questa maggioranza, una maggioranza coesa, lo si è vista con la nomina del Presidente dell'Assemblea, che è l'elemento qualificante di una nomina politica, e le altre sono commissioni, diciamo, che non hanno sicuramente valenza di natura politica. Questo lo ribadisco e sicuramente non mi fate molti... questa è una maggioranza che durerà a lungo e sicuramente non avrà problemi di natura politica di nessun tipo. Grazie. Allora, ancora? Sì, consigliere Coluccia. Grazie.
Grazie Presidente. Vorrei soltanto dare un significato anche politico alla nostra presenza. È doveroso da parte mia rivolgere un particolare ringraziamento alla coalizione e a tutti coloro che si sono spesi affinché oggi li potessi degnamente rappresentare, ed è con grande orgoglio che porterò avanti le loro istanze. La mia, per ciò che mi riguarda, sarà un'opposizione propositiva, critica dove occorra, ma sempre funzionale alla tutela dei diritti e degli interessi del cittadino. Ritengo infatti che solo il rispetto del cittadino e delle sue istanze porti a un'attività amministrativa efficiente ed efficace per dare a Galatina ciò che realmente merita, la stabilità di governo. Io ho sempre professato questa mia cosa, quella stabilità di governo, e continuerò a farlo. E proprio in virtù di questo imprescindibile elemento e alla luce della grave situazione nazionale, che non è più consentito oggi più che mai irrigidirsi, magari strumentalmente, sulle proprie posizioni politiche. Al contrario, necessita un atteggiamento collaborativo senza alcun preconcetto, nel rispetto della scelta operata dai cittadini che hanno voluto premiarvi. Proprio in virtù di tale scelta assumerò un atteggiamento costruttivo. Non basta opporre resistenza a un'iniziativa che si ritiene sbagliata, ma è necessario indicare dei percorsi alternativi. Allo stesso modo ritengo che si debba sposare un'iniziativa giusta per la collettività da chiunque essa provenga. Per fare ciò occorre un confronto continuo. Auspico quindi che i lavori di questo Consiglio Comunale siano improntati e diretti in maniera corretta e onesta. A tali finalità è necessario quindi un impegno solenne che ho assunto da sempre come condizio imprescindibile per l'esercizio della mia attività politica: far prevalere ai propri interessi quelli della comunità. Siamo tenuti tutti, e io per primo, ciascuno secondo i principi di coscienza prima e politici poi, a dare quelle risposte che i cittadini si aspettano. Sento l'onere della rappresentanza a cui sono chiamato, così come la responsabilità nei confronti di questo governo. Sicuramente insieme a questo Consiglio vi saranno dei confronti, magari anche vivaci, accesi, ma essi non dovranno essere mai, dico mai, fine a se stessi. Il confronto deve servire a crescere e a migliorare. Una corretta alternatività tra schieramenti può mettere radici solo alla condizione di trovare nel rispetto dell'altro la propria misura e il proprio limite. Proprio per questo faccio al Sindaco, al Vice Sindaco, al Presidente, alla Giunta e ai consiglieri tutti il mio più sincero augurio di buon lavoro e di impegno pacifico nell'interesse della collettività. Grazie. Allora, siamo molto confortati da questo intervento. Consigliera Villani. Grazie Presidente. Signor Presidente. Dai, parla prima. Sì, siamo d'accordo. Dai. Va bene. Perfetto. Va bene, perfetto. Anche perché il Sindaco ha evidenziato che nella prossima seduta enuncerà le linee programmatiche, quindi mi sembra che sia quello il momento. Però se vogliamo farlo a microfoni spenti. Allora, sentiamo ancora un minutino la consigliera Villani. Allora, signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori consiglieri assessori, signori cittadini tutti. Come consigliere UDC mi congratulo con lei, signor Sindaco, per il risultato elettorale ottenuto e faccio a tutti gli auguri di buon lavoro nell'interesse della nostra città. Il Consiglio Comunale è il luogo del confronto sui problemi della città, della dialettica delle idee e delle proposte, della ricerca delle soluzioni più valide e condivise. Per questo in questa assise darò il mio contributo con impegno, attenzione, trasparenza e dedizione, come è giusto che ogni eletto faccia per meglio rappresentare le istanze della nostra comunità. Sarà dunque la mia un'opposizione intransigente quando occorrerà, tanto quanto sarà costruttiva e propositiva per concorrere a migliorare la nostra città. Considero quindi mio dovere morale impegnarmi per favorire linee costruttive per il bene comune,
dedicando senza risparmio le mie energie all'interesse generale. Concludo augurando un buon lavoro ai signori assessori, ai colleghi consiglieri di maggioranza e minoranza, affinché il nostro impegno sia proficuo a risolvere i problemi di Galatina e delle sue frazioni Noa, Collemeto e Santa Barbara. Grazie. Grazie a voi. L'impegno assunto da loro, dai consiglieri che hanno appena parlato, sono penso gli impegni di tutti i consiglieri, di tutta la Giunta, di tutti noi. Vi ringrazio della partecipazione in questa prima seduta di insediamento e sciogliamo il Consiglio. Grazie e buona serata.